Siamo i ragazzi del book blog, volevamo farle qualche domanda. In particolare, so come l'hanno toccata le storie che ha ascoltato dai ragazzi con cui ha lavorato nella carcere. Ma sono storie che in parte, cioè, ci hanno accomunati in parte, perché anche se soltanto pochi di loro, erano una ventina di persone, non erano ragazzi, erano persone adulte, più o meno miei coetanei, alcuni un po' più giovani, qualcuno magari con qualche anno in più. Io ho vissuto il carcere a 20 anni, per fortuna non è stata una detenzione lunga, e quindi avevamo qualcosa in comune. Alcuni di loro hanno avuto anche qualche esperienza, ma non significativa, con gli stupefacenti, con le droghe, e quindi diciamo che parlavamo per molti versi un linguaggio comune, una grammatica esistenziale comune. Grazie. E quindi com'è stato tornare in carcere questa volta da visitatore? Beh, è stato molto emozionante, anche perché quello è un carcere di massima sicurezza, almeno la sezione nella quale, quindi ci sono controlli molto severi, e questo ovviamente impressiona chi è abituato, ecco, si capisce che una parola di cui si fa un certo abuso, la parola libertà, ecco, molta gente ne parla senza sapere cos'è veramente, non essendone stata mai privata. Al di là di questo, io credo che una società dovrebbe essere in grado di mettersi nei panni degli altri, soprattutto quando gli altri sono quelli ai margini, quelli che non ce la fanno, quelli che magari sbagliano, però devono avere la possibilità di prendere coscienza dei propri errori e poi di tornare cambiati. Quindi, come dire, delle visite a un carcere dovrebbero essere fatte da tutti, a mio parere. E quindi, visto che questo è stato il tuo primo anno nel partecipare a questo progetto, cosa hai da dire dopo questa esperienza? Che è stata una bella esperienza. È stata un'esperienza difficile, perché ovviamente la distanza inizialmente pesa tanto di più, appunto, avendo a che fare con delle persone che sono già detenute. Quindi per questo io ho chiesto e ottenuto, sono stati anche bravi gli educatori o l'amministrazione del carcere di Asti a far sì che almeno il terzo incontro fosse in presenza, perché il dialogo ha bisogno non soltanto della parola, ma anche del linguaggio del corpo. E niente, grazie mille. Grazie a voi. Ok.